Bentrovati, Davide il critico. Verona-Bologna 2-1. Abbiamo perso. Sì, ragazzi, abbiamo perso. Abbiamo perso. Abbiamo perso. Oh, non voglio creare allarmismi, eh? Non voglio creare allarmismi. Ma giocando così si va poco in là. Giocando così è impensabile raggiungere qualsiasi tipo di obiettivo. Impensabile. Perché oggi il Bologna perde? Perché ha meritato di perdere. Sottolineiamolo, ha meritato di perdere. E la cosa che non mi è piaciuta è che il Bologna se ne va da Verona non avendo lottato su tutti i palloni. Perché una squadra che ha più del 70% di possesso palla nel primo tempo, ok? E piuttosto che farlo rischia di prenderlo, vuol dire che quando ha avuto la palla ai piedi si è specchiata. Si è specchiata. Zirze, colpettino di tacco. Tunnellino, sombrerino, il veletto, eh? Ma anche i Ferguson, ma anche i Barro, ma anche gli Ebischer, ma anche i Dominguez, ma anche gli Scouten. Voglio il mio Bologna operaio, voglio quello che lotta su tutti i palloni. Il Bologna di stasera è un Bologna arrogante che si presenta a Verona con l'idea di aver già vinto una partita, che è sicuramente nelle sue possibilità, ma giocando così e affrontando l'avversario con questa sufficienza, tu la partita la perdi e meriti di perderla. No, ripeto, non creiamo allarmismi, eh? Non creiamo allarmismi, ma una prestazione così è gravemente insufficiente. E mi fa ancora più imbestialire il fatto che giocando così male, perché Bologna gioca male, se Rossolini per sbaglio si taglia le unghie e la ciabatta bene, tu esci da Verona con un punto, giocando male, con un punto. È incredibile quanto poco bastava al Bologna per sfornare una prestazione talmente sufficiente da portare a casa almeno un punto. Almeno un punto. Il Bologna di oggi non mi è piaciuto perché non mi ha mostrato i valori con i quali è arrivato fino a questo punto della classifica. È stata una squadra di una sufficienza, di un'arroganza, di una sicurezza ingiustificata che non mi è piaciuta, non mi ha dato niente. Oggi il Bologna in campo non mi ha dato nulla, nulla. Lontano parente di quello di Bergamo, ma non per il risultato, che sì, il risultato è importante nel calcio, ma per l'atteggiamento, per l'atteggiamento, per l'atteggiamento. Datemi Ferguson, basta. Ma chi è questo 19 qua, il cugino scarso che fa golf? Datemi Ferguson, quello vero, il mio. Me lo volete dare? Zirze. Bisogna che quando perlomeno sei a 20 metri dalla porta, tu provi a iniziare già a capirlo che puoi fare gol, capito? Puoi capirlo. Io l'ho visto che eri in fuorigioco, l'ho visto, ma ti sei mangiato un bel gol anche stasera, eh. Ti sei mangiato un bel gol anche stasera. Inizia a tenere la testa un po' più su e a guardare la porta. Che coi piedi che hai, se riesci a fare il tunnelino, il tacchettino, riesci anche a metterla nel 7. Ne sono sicuro, riesci anche a metterla nel 7. Non c'è bisogno di imparare ad essere freddi più di tanto. Basta che la metti sempre nel 7. Entra il 90% delle volte. Ma se non guardi la porta, figlio mio, non fai gol neanche con le mani. Ha fatto gol Dominguez. Ha fatto gol Dominguez, che è un altro che ha dei piedi clamorosi, ma per guardare la porta, ma neanche se gli prendi la testa e gliela metti lì davanti, ci guarda la porta. Infatti quando ha fatto gol lui non ci credeva, ha fatto il pallonetto, secondo me voleva farla rimbalzare sulla traversa per fare un assist, non ci credevo neanche io che volesse far gol, non ci credevo neanche io, ma neanche lui probabilmente ci ha creduto che aveva fatto gol. Rossolini, se devi entrare così, stai seduto. Guarda, se devi entrare così, stai seduto, perché perdersi Verdi in quel modo lì è una cosa brutta. È una cosa brutta anche da vedere nel replay. È una cosa molto brutta. È una cosa molto brutta. Siete un gruppo di ragazzi, per lo più giovani, ok? Bisogna dare il 100% tutte le partite rispettando l'avversario. E ad oggi quello che mi è arrivato è che il Bologna non ha rispettato l'avversario e si è presentato a Verona con arroganza, con l'idea di andare in gita. Con l'idea di andare a un parco a tema. Non siete andati a Gardaland, siete andati a Verona per giocare contro una squadra di Serie A che vi ha battuto con Verdi. Con Verdi vi ha battuto. Ok? Se, ragazzi miei, volete fare una carriera da Verdi, Musa Barrow, se vuoi fare una carriera da Verdi,
ok? Che una volta ti chiama il Frosinone, una volta ti chiama il Verona, una volta ti chiama la Salernitana, con tutto il rispetto, però tutte squadre per la salvezza, perché Verdi l'anno prossimo non avrà mai una possibilità superiore a quella di che può avere una neopromossa come il Frosinone, parliamoci chiaro. Se quella è la vostra ambizione, perfetta. La mia no, la mia no. Quindi Barro, quando giochi, mi fai la cortesia di dare il 1000 per 1000. Probabilmente queste 7-6 partite che mancano, non mi ricordo quante ne mancano, probabilmente potrebbero essere le ultime che passiamo insieme, ok? Sia per me che per te ti consiglio di correre e impegnarti molto di più di quello che hai fatto vedere oggi. Molto di più. Molto di più. Ci vuole del coraggio anche Tiago a convincermi che Abisher dia una mano alla squadra, eh? Ci vuole del coraggio. Hai ragione te, perché in questa posizione di classifica mi ci hai portato, quindi alzo le mani, ti dico che oggi si poteva fare meglio, anche perché peggio di così a sfatiche, ma il mago non è solo per i risultati, è anche per avermi quasi convinto che Abisher può giocare in Serie A. Questo va sottolineato, questo va sottolineato. E poi oggi hai pagato la stanchezza di Posch, perché Posch è stanco, lo vedi che è cotto. È inutile nasconderlo. Hai pagato Skorupski che entra in malo modo. Rigore, non rigore. Tu non dare una gomitata in faccia a uno, magari non prendiamo rigore. Così nel dubbio, nel dubbio. E poi stai pagando questo centrocampo stanco. Centrocampo stanco. Che sente la mancanza di Moro. Io ad oggi, per quanto ami Dominguez come giocatore, vedo Moro più a suo agio lì in mezzo di fianco a Scouten e Ferguson. Mi dispiace, è così. E poi Tiago, tutte queste tattiche, sì, aspettiamo dopo a mettere quello durante quell'altro. Orsolini oggi gliel'avrei messo dall'inizio. Io Orsolini oggi l'avrei messo dall'inizio. Comunque quello di oggi è stato un Bologna arrogante, un Bologna che è arrivato a Verona convinto di averla già vinta la partita. Non siete andati a Gardaland, siete andati al Bentegodi a giocare contro la squadra di Serie A, con un seguito più di 3.000 passatifosi, si pretendeva una partita diversa. Una prestazione diversa, che tieni la palla per il 70.000%, dopo un po' non mi interessa più. Da questo campo dovevi uscire con dei punti e ti bastava pochissimo, ti bastava il minimo sforzo per riuscirci. Addirittura giocando male, perché hai giocato male, se Orsolini ci prende la pareggi, per dirti quanto era alla portata questo risultato. Ed è per questo che io pensavo che oggi uscissimo dallo stadio vincendo, perché i valori in campo erano totalmente a nostro favore. Col nostro atteggiamento siamo riusciti a livellarci a una squadra che è terzultima. Non facciamo allarmismi, ma d'ora in poi si va in campo lottando su tutti i palloni. Anche perché la prossima non è una partita così leggera. Ti ricordo di iscriverti al canale, mettere mi piace al video e andare su Instagram e seguire la pagina Davide Critico.